Ah, fermo lì. Devo farti lo scan. Mi spiace, conosci le regole. Niente cibo e bevande qui. Va bene. Sta ferma, devo farti lo scan. Tutto a posto, puoi entrare. Questo club è uno sballo! E adesso è ora di fare merenda. La mia merendina preferita. Oh, pazzesco! Au! Ha funzionato alla grande. E il resto lo tengo per dopo. Ok, il prossimo? Braccia su. Accidenti, sta perquisendo tutti! Come facciamo con le nostre merende? Dobbiamo nasconderle! Forza, amico, tocca a te! Mi prendi in giro? Guarda che la vedo, la tua merendina! Va bene, un secondo! Guarda che cosa so fare! Ta-da! La merendina non c'è più! L'ho teletrasportata laggiù! Wow, ma come hai fatto? Comunque dammela! Buona serata! Oh, gli hai dato la mia! Sì, ma l'ho fatto soltanto per distrarlo! Abbiamo ancora la mia merendina? Che bontà! Oh, le mie labbra! Mi serve un po' di lucido. È ora di fare un bel viaggio. Adesso hai abbastanza tempo per leggere il libro. Ma com'è bello qui! Non ti dispiace, vero? Ancora un paio. Phew! Vediamo cosa abbiamo oggi. Codice trucco! Codice trucco! Oh, voi? Fermatevi subito! Sacchetto rosa! No, non credo proprio! Ma è tutto nuovissimo! Ma quella è polvere! Adesso luccica! Fermi! Quello cos'è? Nulla mi sfugge! Adesso rimani ferma! Ma che ansia! So perché sei in ansia. Adesso chiamo il mio superiore. No! Andiamo via! Amo il mio lavoro! Un altro passeggero? Wow, che tipa! Gli piacciono le modelle, eh? Beh, allora le avrà. Possiamo salire a bordo? Grazie mille. Cos'è stato? Wow! Mi ero dimenticato di averlo! Non va bene! Fuori! Adesso! Che giornata! Permesso? Grazie. È ora di truccarsi? Il mio volo! Dì alla mamma che mi mancherà. Dovrò imparare il francese. Ma almeno sarò truccato. Abbiamo così tanti compiti. Ops, la gomma si è consumata. E adesso con cosa cancello? Mi servirà qualcos'altro, accidenti. Ho lasciato a casa le altre gomme? Ah, questa non ci voleva. Oh! Justin non sta guardando. Prendo questa. Aspetta un attimo, Gabi. Qual è il problema? Non usare quella. Prendi questa. Cosa? Questa non è una gomma. È qualcosa di molto meglio. Ah, ne voglio anch'io!
Ora ti mostro come ho fatto, ok? Anzitutto togliamo via la gomma. Ora abbiamo la carta e abbiamo anche la gomma. Prendiamo il taglierino. Ne tagliamo via un piccolo pezzo. Poi la parte centrale. In questo modo. E poi la mettiamo via. Ora mettiamo nella carta il pezzo più grande degli altri. Ma non fino in fondo, ok? In questo spazio andranno le caramelle. Serve qualcosa di piccolo. Non dimenticare di chiudere, eh? Con questa cancellerò la mia fame, senza dubbio. Ecco a te. Facciamo merenda? Che buone! Devo finire prima che entrino gli studenti. Un tocco di colore non fa mai male. E anche un buon odore. Buongiorno! Niente trucco! Olivia, dovresti saperlo! Le regole non valgono per i prof, eh? Non è giusto! Odio questo posto! Ora che c'è? E quello com'è finito lì? Cos'altro ci potrei mettere? Olivia, sei tornata? Cos'hai in testa? Si vede! Oh, ma che cavolo! Ah. Giorno! Mi fai un favore? Ok. Bene. Cosa sta succedendo laggiù? Non hanno dei trucchi, non è vero? Tranquillo. State nascondendo qualcosa? Ma ovvio che no! Bene, non vedo niente di strano. Ci è mancato poco. Qualcuno sa la risposta? Mi interessa di più questo. Nessuno? Oh! Ah! Ma cos'è successo? Ups! Colpa mia! Leo? Perché hai le labbra colorate? Boh? Le piacciono, eh? Beh, no. Toglitelo subito. I ragazzi. Mi dispiace. Prego, entri pure. Ciao, sono qui per la sfilata. Cos'hai in mano? No, non è permesso. Ma i miei snack! Forza, fuori di qui! Aspettavo questo show da una vita! E sto morendo di fame! Ehi, queste Skittles mi danno un'idea! E potrebbe funzionare! Le attaccherò ai miei collan! Potrei addirittura sembrare una modella! E questa è l'ultima! Sono un genio! Molto bene, che lo show abbia inizio! Mi scusi, sono tornata. E questa volta vorrei entrare. Vediamo. Ok, sembra a posto, entri pure. Sì, ce l'ho fatta! È come un sogno che si avvera. Oh, questi collan? Mia creazione! Nascondono un segreto? I migliori collan in assoluto! Per quanto dovrò rimanere seduta qui? Non ho fatto nulla di male! E perché lei ha dei trucchi? Io sono un mostro! Devo chiamare Leo! Chissà dov'è Olivia! Ma è lei! Una foto con dei trucchi? La mia palla! Leo! Ho ricevuto il messaggio! C'è nessuno in giro!
Eccoti. Ah, sei il mio eroe. Ahem. Non credo proprio. Ma ero così vicino. Oddio. Oh, non riesco a disegnare. Ma è Leo? Ecco come ci si camuffa. Ma si crede invisibile? Il ragazzo è fuori di testa. Giovanotto, pensi che io sia cieca? Oh, rovina sempre tutto! Certo! È tornato? Ma certo, ovvio! Ma non sta parlando con nessuno! Accidenti, l'ombretto! Ma sul cucchiaio ha del rossetto! Non ne fa mai una giusta! Quasi! Posso avere almeno uno snack, no? Sì! Immaginavo! Prendi! È il rossetto! Come sto? Ti adoro, ti adoro! Devo tornare dentro. Adesso sì che sto bene! Dovreste essere preparate per il test. Fino a quando posso consultare i libri, va bene? Hai mai assaggiato questa bevanda? Ti assicuro che è buonissima. Credo di essere pronta. Ho ripassato tutto. Devo stare solo tranquilla. Mente libera e voto alto assicurato. Devo proprio berne di più. Ok, ragazze, iniziamo il test. Bene, cominciamo. Il vostro tempo parte da ora. Forza! Meno male che posso usare il libro, così dovrebbe essere più facile. Ma dov'è? L'ho messo qui da qualche parte. È ora di giocare? Allora giochiamo. Sarà una passeggiata. Non serve stressarsi. Il tempo sta scorrendo. Non riesco a trovarlo. Questa era troppo semplice. La prossima? Ma fa sempre più caldo qui dentro. Non prometti affatto bene. Pensavo ti fossi preparata. Sto provando a concentrarmi. Ragazze, sbrigatevi. La clessidra è quasi finita. Ci siamo quasi. Ragazze, finite i compiti. Prenderò un bel voto. Au! Ehi, ma che stai facendo? Mi hai appena colpito con un libro. Fa male! Un momento. So cosa fare. Impedirò a Miki di colpirmi con i libri. Metto un po' di cannucce colorate su una carta termica. Poi passo sopra un ferro da stiro che dovrebbe sciogliere le cannucce, ma senza bruciarle. Poi pratico un foro alla fine. Faccio passare questo filo nel foro e poi faccio un nodo. Miki, questo potrebbe servirti. Cosa? Wow, ma è perfetto! È così facile trovare le risposte? Proprio quello che mi serviva. Molto bene. Tempo scaduto. Portatemi i fogli. Ce l'ho fatta? Sì! Che sollievo! Woohoo! Oh, grazie! Siete così gentili! Rah, rah. Go! Team! Pronti per lo spettacolo? Rah, rah. Go! Team! Woohoo! Ricordate, accetto solo oro o contanti. Ora andatevene. Essere una cheerleader è un duro lavoro. E avere un aspetto così bello è... Beh, per me è facile. Ma serve comunque un ritocchino. Ciao, Stacy. Posso chiederti un autografo? Ti ammiro più di ogni altri. Potresti scrivere a Miki, la mia migliore amica? Hai qualcosa tra i capelli? Come c'è finito lassù? Oddio, che imbarazzo! Stacy, scusami tanto. Aspetta, ho un'idea. Metto un po' di trucioli in questa confezione a forma di cuore. Ne aggiungo degli altri. Poi verso la resina epossidica sopra e aspetto che si asciughi. Ora posso rimuoverlo dallo stampo. Poi infilo qualche gancio per le orecchie. Ed ecco un gioiello personalizzato. Wow, che carini! Stacy, torna indietro. Ho qualcosa per te. Orecchini? Per me? Wow, sono adorabili! Si abbinano ai tuoi occhi.
Hai mai pensato a una trasformazione completa? Che succede? Mi sento viva e piena di energia. Forza, usciamo. Un momento. Così va meglio. Wow, è tutto sfocato. Ouch. Ops, colpa mia. Vieni, ti aiuto. Perfetto, sei bellissima. Oh, che fame. Forse ho un'idea. Aspetta un secondo. Ah, proprio quello che cercavo. Ok, iniziamo. Questo va sulle labbra. Eh? Ha un sapore dolce. Lo so. Andiamo avanti. È così buono. Grazie. È la mia palette super segreta. Ho tolto tutti i trucchi. E li ho sostituiti con gli orsetti gommosi. Ho riempito tutta la scatola. Due per ogni spazio. Poi ho usato il phon per sciogliere tutti gli orsetti. È stato facile. Mi sono assicurato fossero sciolti. E ho finito. Perfetta! Ed ecco perché è così dolce. Sono caramelle. Sei un genio. È buonissima. Ok, attenzione. Wow, con equazioni così complicate serve del cibo. Mi farò una bella buffata di patatine, allora. Ho sentito qualcuno sgranocchiare. Difficile, però, visto che in classe è proibito portare snack. Ma niente paura, intrufolare gli snack in realtà è facilissimo. Attenzione, ora arriva la parte difficile. La matematica sarebbe più divertente con le merendine. Davvero, è ora di fare uno spuntino. Sì, salve, vorrei ordinare il più in fretta possibile. Wow! Justin ha ordinato la pizza per tutti! Cos'è questo odore? Non sentiamo nessun odore, prof. Basta fare piano piano. Ecco spiegata l'equazione. Se vuoi fare merenda in classe, segui i nostri consigli. Urrà! Tanti auguri a me! C'è qualcosa che non mi convince. Vedrai, nessun prof potrà fermarti. Ehi, quello che cos'è? Oh, c'è uno show stasera. Andiamoci! Wow, alto là! Da qui in poi, il cibo non è ammesso, capito? Potete mangiare dopo lo show! Fermo lì! Non ho niente con me! Questo lo vedremo! Ah, beccato! Non voglio mettermi anch'io nei guai! Muoviti, fila via da qui! Devo inventarmi subito qualcosa! Questo trucco sarà epico! Prima di tutto, devo sfilare le braccia dalle maniche. Basterà coprire lo zaino con la felpa così e... pronti e via! Le guance imbottite completeranno l'opera. Guarda qui il piano perfetto! Ferma qui. Ok. Fregata. Che hai mangiato, Gabi? Ma no, è solo lo zaino. Ti va qualche snack? Ehi, passa gli snack anche qui. Le notizie viaggiano veloci. Lo show sta per cominciare, batti qui. Ecco fatto, niente più nodi. Mi merito un dolcetto. Che bontà. Oh, Gabi ha i dolcetti. Oh, ciao, ciao.
Me ne dai un po'? Come no, tieni. Non ci credo. Justin mi sta guardando. Quanto è carino. Ciao. Ci vediamo, Gabi. Ma come? Mi pianta in asso così per lui. Oh, vuoi un po' di snack? Ecco a te. Tutti per te. Grazie. Incredibile! Ha dato i miei dolcetti a Justin! Oh no! La spazzola si è rotta! A dire il vero, però, forse è meglio così! Adesso posso nasconderci le caramelle qui! Sotto alle setole saranno al sicuro! Ecco qui, caramelle! Adesso posso rimettere a posto le setole! Tadan! Nascoste perfettamente. Ora, appena hai un calo di zuccheri, ti basterà a darti una pettinatina. E già che ci sei, mandare giù qualche caramella. Oh, Gabi sta sgranocchiando qualcosa. Dai anche a me. Cosa? Non ho niente. Oh, va bene. Questa lezione è di una noia mortale. Ma so io come ravvivarla. Fate attenzione! Oh no, la gomma! Oh no! Ops. Ecco, ci siamo! Ma cosa? È gomma da masticare! Oh, assolutamente disgustoso! La mia gomma! Oh, giornata da dimenticare! Ehi! Questo dispenser fa al caso mio! Ma non per metterci dentro lo scotch! Anzi, lo scotch lo tolgo! E all'interno il dispenser avrà la mia gomma! Dentro così, gomma. Adesso posso prenderne quanta ne voglio. Ecco a te, Gabi. Wow! Grazie, Justin. Ma figurati. Oh, sono in tempo. Appena appena. Vado a sedermi, sì. Che stai aspettando? Su. Eh sì. Partiamo male. A proposito di male, quei capelli hanno visto giorni migliori, sai? Dovrei avere una spazzola, aspetta. Ah, meno male. Il vento è il mio nemico giurato, accidenti. Jennifer! Ti stai pettinando in classe, scordatelo! Oh, ma come ci è finita lì dentro? È gelatina! Ma a me serve davvero pettinarmi! Il gioco si fa duro, vero? Non può far sparire anche le mie mani! Poverina, mi fa pena! Lascia che ti aiuti, ok? Ecco! Un quaderno? Come dovrebbe aiutarmi, scusa? Devo spiegarti tutto? Sembra un normale quaderno, ma dentro si nasconde un pettine. Basta un po' di colla per attaccare il pettine al metallo così. Ecco qui, e il gioco è fatto. Ma è geniale! Ed è anche semplicissimo. Eccovi qui, bellissimi capelli. Si sta pettinando con un quaderno. Mi servono occhiali nuovi, sì. Ci è proprio cascata! Ho vinto! Wow! Ah!
qualche minuto prima. Direi che bastano. Ehi, Tina, sei pronta? Non riesco a scegliere questo o quello. Ok, sì. Quasi! Oh! Stai attenta! Oh? Che è stato? Vabbè, meglio tornare al lavoro. Guarda che disastro! Dovremmo dare una sistemata! Tina, pensavo stessi pulendo il pavimento dalle patatine, ma non mangiandole! Sembra tutto ok, il mio lavoro qui è finito. Si torna a casa. Fio, un altro giorno faticoso. Perché è buio? Siamo rimaste chiuse dentro! Ehi, fateci uscire, aiuto! Oh yeah! Ehi, siamo qui! Ehi, qual è il problema? Siamo bloccate qui dentro! Davvero? È così ingiusto! Sì, è vero! È proprio... pazzesco! Smettila! Non ci arrivi! Siamo in un negozio di caramelle! Cioè, un sogno! L'hai sentito? Il terremoto? No, qualcos'altro! Finalmente ce l'ho fatta! Ciao! Ciao! E ora che facciamo? Ci serve aiuto! Ti stai forse facendo uno spuntino! Ho fame! Tina, abbiamo un serio problema! C'è un ladro lì! Ok, aspetta un attimo! Ho un'idea! Tieni, torno subito! Devo fare piano! Ottimo piano, eh? Sei sicura che funzionerà? Sarà divertente? Mi servono i popcorn! Oh, amo la cioccolata spalmabile! Oh oh, non bene! Oddio! Oh! Oh sì! Ci serve uno sfondo musicale! Ehi, non far ridere! In realtà, ehi, ora mi scateno! Ho il ritmo nelle vene! Che bei passi! Oh, aspetta! 4 anni al Teatro della Scala, i più begli anni della mia vita! Mi sento così aggraziata! E ora un bel remix! Resistete! Il verme, un classico! Ho finito! Wow! Questa non me l'aspettavo! Troppo divertente! Cos'altro potrei prendere? Rubare fa venire sete, eh? Che buona! Ci siamo quasi! Ok! Andiamo col piano B! Vai! Mi devo sbrigare! Sarà una sorpresa cattivissima! Me la svigno! Cos'è questo rumore? Oh! Oh! Ehi, ferme lì! Ups! Aspettate che io... Oh no! Super imbarazzante! È già virale! Ma dove sono? Oh, gomma! Gnam! Ah, eccole! Ah! Aia! Mi ha morso! Il mio povero piccolo dito! Bravissima, nessuna pietà! Yuhu! Ehi, ferme! Ho paura del buio! Corri! Ah! Sapevo che dovevo fare il poliziotto! Ora diventa una questione di principio! No, questo non mi serve! Questo potrebbe tornare utile! Questo forse è meglio. Oh, forse no. Oh, questa è perfetta. Dobbiamo pensare ad altre trappole. Dimmi che è la tua mano, ti prego. Corri. La mia testa. Sì, ha funzionato. Pazzesco. Vero? Corri, vai lì. Questa è la nottata più bella del mondo, mi sto divertendo troppo! Ehi, so cosa possiamo fare ora! Wow, sei un genio! Oh, la mia gomma! Tina, tieni, prendi qua! Ora l'attacco allo scaffale! Dovrebbe funzionare! E ora attiro la sua attenzione!
Ehi, siamo qui! Nana! Eccovi qua! Wow! Spero ti piacciono le torte! Perché non mi lasciate stare? Uffa! Sto solo cercando di fare il mio lavoro! È vaniglia questa! Ok, la mia dieta è fallita proprio ora! Ma dove sono andate? Oh, eccole! È la mia occasione! Aspetta! Non così veloce! Modalità silenziosa! Dobbiamo assicurarci di non separarci! Oh, senti questo odore! Di formaggio puzzolente! Non ho idea di cosa sia! È sempre più forte! Non se lo immaginano! Oh, è il ladro! Fa qualcosa! Attenta! Le mie caramelle! Aspetta, è proprio ciò di cui abbiamo bisogno! Metto le caramelle per terra, così fermiamo il ladro! Troppo divertente! È l'ora della vendetta! Prese! Guarda giù! Oh no! Wow! Aiuto! Aia! La mia schiena! No! Per favore non cadere! Farò parecchio male! È il mio giorno fortunato! Oh, ehi! Non muoverti! Ah! Sono allergica ai latticini! Perché siete così cattive? Credete di potervi nascondere da me? So dove siete! Vieni qua! Ma che... Non ci credo, ci è caduto! Scappiamo! Qui dovremmo essere al sicuro! Giù! Spuntino? Patatine! Devo tenermi su con l'energia! Hai finito? Riciclare è importante! Dai un'occhiata al ladro! Cos'è? Hai il telefono dietro! Ottima idea! Selfie! Tina, concentrati! Ehi, pensavo fossimo carine! Ok, siamo pronte! Perché non ho rapinato la banca? Sarebbe stato più facile! Lì! Vai, metti play! Cos'è? Cani! Oh no, io odio i cani! Funziona? Credo stia piangendo! Dobbiamo essere preparate! Tina, questa potrebbe essere utile! Cosa? La usiamo come una trappola! Qui mi sa che ci sono soldi! Eccoli! Si gioca! Tieni, usa questa! E io l'esca! Preparo la trappola! Questo ladro è un tontolone! È ora di andare a pesca! Yum! Ci serve un po' di latte, però! Oh, ciao! Dov'è finita? Sapevo, avrebbe funzionato! Credi di potermi sfuggire? Ferma qui! Aia! No! La mia bellissima faccia! No, 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 no! Presa! Oh! Ho parlato troppo presto! Gioco di squadra! Voglio tornare a casa! Farmi un bel bagno caldo! Oh no! Come butta? Bene, bene, bene! Voi due siete tremende! Ah! Ah! Prendi questo! Cosa? Non ci posso credere! Meno male che è registrato! Lo spettacolo più bello del mondo! Vabbè, meglio sistemare la faccenda! Smettila di graffiarmi! Chi ha acceso le luci? Che succede? Il ladro peggiore del mondo! Andiamo! È colpa vostra! Sfigato! Perché ci sta arrestando? Chi è lo sfigato ora? Sto solo facendo il mio lavoro!
Un altro giorno, un altro dipinto. In realtà è piuttosto divertente. Ah, a me piace dipingere con diversi materiali. Oh? Cosa stai facendo? È solo un ritocco. No, 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 mettili via. Ma sul serio? Ah. Beh, come vuole. Non c'è più, ok? Queste regole sono ridicole. Non sta neanche guardando. Almeno posso aggiustare le labbra. Una tonalità bellissima. Naomi, ora basta. Lo stavo solo buttando via. Felice adesso? Scusa. Aspetta un attimo. Posso usare dei materiali diversi? Vediamo cosa posso inventarmi. Ma sì, il materiale scolastico! Facciamolo! Questo è un po' più disordinato di quanto pensassi. Ehi, ti piace la mia stellina? Ma non ho ancora finito. Mi serve solo un po' di colla. Fatto! Ora posso usarlo come un piccolo timbro. Ma per la mia faccia? Devo farlo simmetrico. Sì! Oh? Ma avrà finito la carta? Cosa? Non riesco a credere a quello che vedo. Oh. È così carino, vero? Ok, un pochino di questo e un pochino di quello. Poi un pizzico di magia. Succede qualcosa! Chissà che cosa ho combinato. Oh, aspetta, si mette malissimo. Che disastro. Spero che nessuno se ne sia accorto. Ups. Io sì. La chimica non fa proprio per me. Spero che questa roba si tolga. Si è tolto? Ti stai rendendo ridicola. Le sto provando tutte. Perdi solo del tempo, sai? Usa un temperino, piuttosto. Basta svuotarlo e versarci dentro il tuo fondotinta. Poi lo richiudi così. Versa della colla sull'estremità di una matita e incollaci una spugna per il trucco. Proviamo? Odio tutto e tutti. Che c'è? Restauriamoti la faccia. Dici sul serio? Ma che idea, sì! Giusto qualche goccia e tutto torna a posto. Non serve neanche lo specchio. Allora, come sto adesso? Sì, e lui era tipo, no, vediamo un film diverso. Che succede laggiù? Ehi, i trucchi non sono ammessi! Non sapete leggere? Cosa? È solo un rossetto! Come vuole, che stupidaggine! Aspetta! Ho un'idea! Ehi, tieni il tuo rossetto qui! E anche il tuo colore! Puoi applicarlo senza che nessuno ti veda! Come hai fatto? Per prima cosa taglia la punta dell'ombrello. Potrebbe volerci del tempo. Prima di mettere il rossetto, mettici un po' di colla a caldo così. Quindi attaccalo direttamente sulla punta. Vedi? Posso fare un tentativo? Sembra che tu abbia in mano un ombrello. Un trucco così semplice. E ora torniamo sotto l'ombra. Finora questa creazione sta avvenendo abbastanza bene. Piano. Sono più concentrata sulle mie unghie. Vorrei essere in un salone di bellezza. Quanti colori! Oh sì! Penso che vada bene. Oh, e grazie! Adoro l'odore dei soldi! Wow! Oh? Cosa sta facendo Naomi laggiù? Consegna qui! Cosa?
Niente trucco, ora consegna tutto. Come? Oh, va bene, tenga, ecco. Ehi, guarda quella lama. La prenderò in prestito. Prendi la tua lima per unghie e fai un buco. Poi arriva il passo successivo, rimuovi l'estremità di plastica. Quindi posizionalo sulla lima per unghie. Ora fallo scorrere nel dispositivo così. Semplice, vero? Ok, ora posso riprendere da dove ho lasciato. Non sembra nemmeno una lima per unghie. Che cosa? Ma la professoressa non vuole! Ehi! Che c'è? Naomi si sta limando di nuovo le unghie? Smettila subito! Non sto facendo nulla! Molto bene! Ci è mancato poco! A volte c'è bisogno di un ritocchino! Devo sbrigarmi! Jennifer! Sì? Sto leggendo! Signorina, conosci le regole? Sì, le conosco. Jennifer? Non alzare lo sguardo. Oh! Mi arrendo. Prima o poi la beccherò. Che noia. Potessi solo usare questi qui. Ma forse posso... Prendi un evidenziatore e togli l'etichetta così. Poi questo pezzo. Prendi il tuo mascara e versa qui un po' di colla. Poi incollaci quel pezzo di plastica, metti l'etichetta dell'evidenziatore e adesso chi saprà mai il mio segreto? Senza ciglia perfette non so proprio stare. E la prof non se n'è accorta. Missione compiuta. Sono proprio carina, vero? Jennifer? Che cosa hai fatto a quelle ciglia? Vediamo un po' che cosa c'è lì. Ah, non vedo cosmetici. Ma non capisco. Oh, devo ricaricare i miei poteri. Oh. Buongiorno! Ricordatevi la regola, niente trucchi in classe, no no? Sì sì, lo sappiamo! Ma le regole sono fatte per essere infrante! Oops! Se vuoi infrangere le regole, prima di tutto ci vuole creatività! Solo un po' di colore in più! Il mio profumo di fragole! Delicato, vero? Puoi dirlo forte? Il team unicorno colpisce ancora! Mi sta guardando? Forse è la mia occasione! L'ho sentito! Sentito cosa? Ti tengo d'occhio, sai! Oh, come faccio adesso? Forse se faccio piano... Eccoti, mio dolce e delizioso amico! Oh no! Colta in flagrante! Lo sapevo! Metti subito via quella roba! Ah, e adesso? Ciao! Hai anche tu appuntamento dal dentista? Ah, ciao, sì! Un attimo! Mi hai salvata! Oh wow! Forse le piaccio finalmente! Questo risolverà il mio problema. Un bel apparecchio finto. Ed è ora di fare merenda? Dritto in bocca. Ehi, che succede qui? Niente, è solo il mio apparecchio, vedi? Ma
L'importante è che non stai mangiando. Ma certo, è solo il mio apparecchio. E poi è stata lei a dare un fiore a lui, capisci? Striscio per non farmi notare. Giusto il tempo della merenda. Au! Dritto nell'occhio. Oh no, adesso mi scoprirà. Ehi tu, dammi quelle caramelle. È andato tutto storto a quanto pare. Ho avuto un'idea. Mi servono un panno e della colla alimentare così. Una sola goccia basterà e incollo qui la caramella. E così via, le incollo tutte quante. Perfetto. Oh, che mal di denti. Ci vuole solo una caramella. Altro che mal di denti. Prego, il dottore può visitarti adesso. Oh, va bene, vado. Meglio sistemarmi. Puoi rimuovere quel panno, grazie. Oh, certo, dottore. Oh, santo cielo! Ma che cos'è, varicella? Un attimo solo. Ho qualcosa che non va sul viso. Tranquilla, questo ti aiuterà subito. Stai ferma, non ti muovere. Cavolo, che noia! Ah, il tempo non scorre mai. Eh? Un messaggio? Oh, dolciumi! Questo sì che cambia tutto! Cosa? Non ha visto i cartelli? Nessuna bevanda o cibo. Incredibile, provano sempre a intrufolare cibo. Oh, wow! È bellissima! Buongiorno, come posso aiutarla? Sono qui per un amico. Oh, cosa significa questo poster? Oh, questo? Sono farmaci prescritti. Ecco le caramelle. Eh? Cos'è? Una macchinina radiocomandata, piena di dolciumi. Deliziosi, che amici fantastici. È solo un promemoria per noi dottori. Ok, grazie. Aspetti, non se ne vada. Cavolo. Beh, torno al lavoro. Oggi nessuno riuscirà a passare con il trucco. Non credo proprio. Ma è solo un po' di cipria. Non sai leggere? Oh, bene. Guarda quanti gioielli che ha. Interessante. Posso rendere il mio trucco più simile a un gioiello. Userò la colla a caldo per abbellire la mia cipria. Posso metterne quanti ne voglio. Poi aggiungerò la colla a caldo ad un braccialetto e sopra attaccherò la mia cipria. È pronto? Posso entrare? Vediamo un attimo. Non vedo trucchi. Bene. Va bene, entra, su. Grazie. Ha funzionato benissimo. Devo solo tamponare quel sudore. Le ho fatto vedere io. Le ho fatto vedere io. Non sopporto la punizione. Cavolo, ho anche fame. Il prof sta guardando? Ok, è l'ora di uno spuntino. Queste patatine mi aiuteranno? Eh? Che succede laggiù? Ehi! Conosci le regole? Mi scusi? Oh, che caratteraccio! Ti tengo d'occhio. Aspetta un secondo. Ho un'idea geniale. Mi serve l'astuccio. Perché contiene altri snack. Ah, ok, dov'è il mio temperino? Devo fargli la punta. Non posso credere che stia funzionando. Geniale. Che sta facendo adesso? Oh, sto solo temperando. Vede? Mi rimetto a scrivere.
Sembra tutto a posto. Ok, si è distratto ancora. Un piccolo morso. Che buono. Sono proprio una volpe. Non si può mangiare proprio niente qui. Ma nessuno mi fermerà. No, non se ne parla nemmeno, non qui. Ma che cosa le passava per la testa? Dal dentista bisogna lavorare d'ingegno? Nascosta in bella vista. Ne valeva la pena. Devo usare abbastanza colla. Come mi diverto. Ah, che fame. Ma certo, la colla. Ma che cavolo sto facendo? Ci voleva proprio. Gabi, sei per caso impazzita? Ne vuoi un po'? Che schifo, no! Meglio così. La tengo per me. Mica sto bevendo la colla, non credi? Hai un flacone di colla vuoto? Lavalo bene con acqua e detersivo. Bisogna rimuovere ogni traccia di colla. Poi riempi il flacone con qualcosa di buono. Ma deve somigliare alla colla, capito? Cioccolato bianco. Funziona alla perfezione. Riempi tutto fin su. Somiglia davvero alla colla. Rimetti a posto il tappo e... è fatta! Colla? Non più. Oh, voglio provare anch'io! Buonissimo, ne voglio ancora! Perfetto! Ehi, però adesso ridammelo! Justin, su, guarda che è mio! Poi si moltiplica. Che sta facendo? Non controllo il mio telefono da un po'. È da parte di Naomi. Una festa, sul serio? Sì. Vieni. Ovvio. È ora di fare un bel ritocco. A cominciare dall'ombretto. Mi scusi? Conosce le regole, signorina, niente trucco. Cosa? Una regola così stupida. Oh, che peccato. So cosa fare. Ecco la mia calcolatrice speciale. Cosa? Fidati. Ok. Oh, ma che figo. Vieni qui. Che c'è? No, non esiste. Usa questi pezzi di schiuma per coprire la tavolozza. Vedi questi piccoli pezzi? Saranno i pulsanti. Manca solo lo schermo. E questo è tutto. Voglio assolutamente vedere se funziona. Bellissimi questi colori. Ehi, cosa ho appena detto? Sto solo usando la calcolatrice. È quello che stai usando? Ok, continuiamo. Ha funzionato. Non c'è nessuno, è il momento giusto. Non direi proprio. Conosci le regole. Non è giusto. Guarda un po'. Ho trovato. Ok, allora vediamo chi è il prossimo paziente. Perfetto, via libera. Si va in scena?
Salve, sono il dottore, cioè il dentista. Sto andando a lavorare. Beh, ha un'aria familiare. C'è nessuno qui. A quanto pare no. Il travestimento ha funzionato. Eccomi tornata me stessa. E il mio camice è pieno zeppo di merendine. Ah, tutte buonissime. Adesso nessuno mi fermerà. Potrò abbuffarmi quanto voglio. Me le mangio una dietro l'altra. Ehi, ridammi il mio camice. Oh, ehi, scusi tanto. Mi farò un pisolino. Ferma. Niente bibite né cibo qui. Vedi? Ma è la merenda. E adesso che faccio? Che cosa vedo laggiù? Ma certo, una boccia per pesci. Ho trovato. Eccoci qui. Un sacchetto pieno di Sprite. Sembra acqua. E il mio squaletto gommoso va dentro. Oh, questo. È il mio pesciolino. Oh, ma che carino. Vai pure. Grazie da parte di entrambi. Solo un attimo. Ci vuole un bel sorso. Che buona la Sprite. Ehi, ma che stai facendo? Ah, mi sono sbagliato. Mi sarò immaginato quel rumore. Ci è mancato poco. Di nuovo quel rumore. Ma giurerei di sentire qualcuno. Oh. Stavolta la becco con le mani nel sacco. Ah! Aspetta, ma che stai facendo? No, non mangiarlo! Oh no! Ups! Mi ci vuole un altro sorso! Non vivo senza Nutella! Potrei mangiarne un barattolo! Ah! Non vedi che qui non si mangia? Addio, Nutella. E devi darmi anche questo. Molla l'osso! Ma mi era rimasto solo quello! Va bene, hai vinto tu, strega! Ecco perché tutti odiano i dentisti. Ma forse ho avuto un'idea. Prendiamo la mia amata Nutella. Oh sì, quanto è deliziosa! E poi mi servirà un tubetto di dentifricio vuoto. Accomodati! Ecco la tua nuova casa! Ecco qui, tubetto pieno. Adesso sigilliamo l'estremità con questa piastra per capelli. E voilà! Salve, dottore, sono prontissima! Devi imparare a lavarti bene i denti. Adesso ti spiego la tecnica corretta. Ah sì, non vedo l'ora. Questo è il dentifricio che piace a me. Devi muovere così lo spazzolino. Capito? Che buono! Ok, vediamo il risultato. Oddio! Ma che è successo? Da qua! Ma questo non è dentifricio, è Nutella! Devo scappare! Un'altra paziente è scappata via. Vabbè. In effetti è buonissima. Non si copia durante questo esame? Questo cos'è? Eh? Com'è arrivato qui? Ero sicura che avrebbe funzionato. Ok, Stacy, tocca a te. Io... un momento. Il prof non deve scoprire il telefono. Ma come lo porto in classe? Ah, Grace, è vero che oggi non copi? Ma no, certo. Ho un'idea.
mi servono le ciabatte di Grace. Prese, il delitto perfetto. Ora faccio alcune modifiche. Una sforbiciata qui e là. Dovrebbe andare. Ora metto il telefono nell'apertura. Nessuno scoprirà che è qui dentro. Grace, va pure. Speriamo funzioni. Devo essere naturale. Sembra tutto a posto. Non vedo alcun aiutino extra. Sono sorpresa. Ero sicura che Stacy avrebbe provato a copiare. Ok. Proverò a fare una cosa un po' diversa oggi. Mettete via i libri. Sono noiosi. Ma davvero? Oggi test di chimica a sorpresa. Bello, vero? Per niente! Che succede? Rovinate sempre tutto! Ma non mi importa, sono la prof. Oggi è strana. Assecondiamola. E ricordate, chi copia è fuori. Tanto andrà male comunque. Che problema c'è? Mettiamo fine allo strazio? Vi guardo come un falco. Come un falco. Non va bene. Guarda queste domande. Un momento, che fai? Questa cosa proprio non mi piace. Fa vedere. Ho detto che non si copia. Sì, sì, come vuole. Questi li mettiamo qui, così li vedo. Ok, adesso ho il panico. Devo essere veloce. È un mondo davvero crudele. Wow, questa lampada è carina. Oh, si è spenta. Ehi, Emily, stai usando un telefono? Da qua. Sono proprio delusa. Lo riavrai a fine lezione. Proprio non li capisco, questi ragazzi. Ah, avevo quasi le risposte. Ora che posso fare? Devo pensare. Potrei usare questa gomma. Che idea geniale. Potrebbe farmi passare il test. Prof, posso andare in bagno, per favore? Ok, ma andrai da sole. Ok, mettiamoci al lavoro. Mi servono una gomma e un coltellino. Taglio la gomma a metà. Poi sovrappongo una striscia di carta adesiva ai due pezzi. E ora posso scriverci le risposte. Devo scrivere in piccolo. Mi servono tutte. Poi ripiego la gomma. E si torna in classe. Riproviamo. Sta tranquilla? Perché così tranquilla? Guarda. Ho tutte le risposte. E la prof non sospetta nulla. Devo comprare i pomodori? Sì, wow, ma è fantastico! Emily, che stai facendo? Stai copiando? Cosa? No, non lo farei mai! È solo una gomma, vede? Niente bigliettini! Posso solo dire... bellissimo test! Credo se la sia bevuta! Vero, è un bel test! Grazie! E ho fatto! Stavolta prenderò il massimo! E io prenderò quella gomma! Vieni, piccolina! Sei tutta mia! Solo mia! Ma che... ha messo un lucchetto o cosa? Sono così confusa! Ci rinuncio. Si crede intelligente con le sue gomme da cancellare e modificate. Buona fortuna, io me ne vado. Già mattina. Altri 5 minuti. Era un sogno così bello. Ma che ore sono? Oh no, sono in ritardo per la scuola. Devo sbrigarmi. Forza, deve esserci qualcosa da mettere. Questi vanno bene. Posso ancora prendere l'autobus. Un momento. No, torna indietro. Aspettami! Che fastidio. Non ho molto tempo. Sono fuori forma. Almeno mi sto allenando. Matthew? Oh, scusami. Così va meglio. Questi cosi hanno dei freni. Posso correre per il resto del tragitto. No, non ci credo. Oh mio Dio! Meno male che ho le scarpe basse oggi. Ci vediamo, gattino. Ce l'ho fatta! Scusate, non ho sentito la sveglia. Stai bene? Sei molto sudata? È una di quelle mattine. Ho dovuto correre fino a scuola. C'è un motivo per cui non mi alleno. Cos'è questo odore? Mi viene da vomitare. Oh no, questo non ci voleva. Che imbarazzo. Ok, non è il massimo, ma posso rimediare. Prendi questi assorbenti. Mi serve la tua maglia. Forza, toglila. Fidati, funzionerà. Ok, ma è meglio che Matthew non guardi. Grazie, non ci vorrà molto. Primo, giriamo la maglia. Poi, rimuoviamo la parte posteriore dell'assorbente e lo attacchiamo alla maglia. Li posiziona in tutti i punti strategici. Un altro dovrebbe bastare. Ecco a te. Cosa? Com'è possibile? Che differenza? Proprio quello che mi serviva. Grazie. Wow, com'è pulita l'aria. Ehi, Stacy, forse oggi non è poi così male. Sono in anticipo per la lezione.
Ascolto un po' di musica prima che arrivi l'insegnante. Prendo le cuffie. Ah, eccole qui. Un po' di relax prima della lezione. Che è successo? Le mie cuffie sono di cioccolato? Ma che succede? Un attimo. Forse so cosa è successo. Wow, che bello! Sono la fata del cioccolato e mi piace diffondere la felicità. Mmm, che buono! Oh, è quello? Divertiamoci un po'. In fondo piace a tutti il cioccolato. Hai ragione, lo adoro. Me le voglio proprio godere. Un momento. E se non fosse stata la fata del cioccolato? Oh, è questo? Sembra divertente. Ehi, no, non toccarlo, è mio. Non riesco mai ad avere cose belle. Stacy è così cattiva. Chi mi chiama? Oh, è Jake, il mio amore. Com'è dolce. Ehi, tesoro. Gliela farò vedere io. Ho un'idea grandiosa. Vai, Rover. Fa quel che devi. Che cacca enorme. Sei proprio un bravo cane. Mi serve solo una cosa. Ah, molto bene. È bella fresca. Perfetta. Non posso toccarla. Per fortuna sono preparata. Questa mi salverà. Riempio la siringa con sapete cosa. Questo cioccolato lo uso più avanti per merenda. Fare scherzi mette fame. Dovrebbe andare. Ora posso metterlo nella custodia. Adesso dall'altro lato. Ora devo aspettare che si indurisca. Credo che ci siamo. Sembra perfetto. Meglio che lo rimetta a posto. Così Stacy impara a condividere le sue cose. Ciao, ci vediamo dopo. È adorabile. Comportati bene, non sospetta nulla. Meglio che vada a scuola. Preparo la borsa e vado. Prendiamo anche le cuffie. Sì, brava, prendile. Non può essere. No! Usi il fondotinta? Quanto esattamente? Perché io ne uso tantissimo. Infatti potrei farci il bagno. Dai, sai che il processo è più disordinato del risultato finale, no? Devo farmi anche le labbra. E poi sfumiamo e tutto. Splendida, vero? Peccato che qui il trucco sia vietato. Guarda, in piscina non c'è nessuno. Devo solo superare questo tizio. Ciao, voglio solo farmi un bagno. Allora faresti meglio a fare qualcosa con tutto quel trucco. Via! Sul serio! Mi hai appena rovinato la giornata. Cosa c'è che non va col mio trucco? Non posso buttarlo via. Allora lo nasconderò. Problema risolto. Facciamolo. Posso entrare adesso? Immagino che tu possa entrare. Grazie mille. Pensi che non l'abbia visto? Niente trucco, ho detto. Oh. Ok, sono pronta per nuotare ora. Sì? Che cosa hai lì dentro? Solo l'essenziale. Vede? Ma che diavolo... Oh, è la mia pagaia preferita. Ci vedo bene. E non vado da nessuna parte senza questa. Ok, immagino. Grazie. Finalmente pensavo che non sarei mai entrata. Meno male che le pistole ad acqua sono ammesse. Adesso devo solo applicarlo. Queste imperfezioni non si copriranno da sole. Molto meglio. Che succede laggiù? Ho detto niente trucco! Torna qui! Io non ho visto niente. Alt! Niente cibo qui. Forza, sbarazzatene e poi ritorna. Ok, vediamo se stai nascondendo qualcosa. Non posso farmi beccare. Ehi, la sua collana! Mi ha dato un'idea. Sì, funzionerà. Voilà, gioielli nuovi da sfoggiare. È qui che cosa abbiamo? Tutto a posto, puoi andare. Ce l'ho fatta! E adesso un bel morso. Sbaglio, sta mangiando una collana. L'hai visto anche tu?
Ehi, puoi darne un po' anche a noi? Ma certo, accomodatevi! Grazie, geniale! Un attimo, signorina. Metti qui i tuoi cosmetici. Prof, non ho cosmetici, giuro. Davvero? Lascia che controlli io. No! Mantieni il controllo! No, ha preso il sopravvento! No, non nel mio zaino! Non lì! Mi sa che non posso proprio farci niente! Non ci credo, ci sono cascata! Oh, certo che abbiamo proprio una prof tremenda! Mi hai tradita! Come potrò fidarmi ancora di te? Ehi! Su, basta piangere! Ho io la soluzione! Se vuoi nascondere i tuoi trucchi, fallo per bene! Se nascondiamo il legno, queste matite sembreranno pastelli! Non si nota neanche la differenza! E via dentro l'astuccio! Ti serve un po' di ombretto? Presto, prima che la prof ci veda! Ti piacerà un sacco! Ehi, proprio il look perfetto, Annie! Ragazze, che state combinando? Niente, stiamo colorando, prof! Sicure? Fatemi controllare! Eccoli qui. Qualcosa non quadra. Siamo spacciate! Non voglio andare in punizione! Ma sembrano proprio pastelli, sì. Oh, pericolo scampato per un pelo. Salve, sono qui per il club. Ehi, niente cibo né bevande qui. Beh, tanto io non ne ho. Stai masticando una gomma, non si può. Sputala. Adesso posso andare? Ferma, devo farti lo scan. Non so, non mi convinci. I capelli! Oh no, 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 no! Non sono ancora convinto, aspettami qui. Con questo scoprirò che cosa mi nascondi. Ok, ispezione completa. Puoi entrare. Finalmente! Woo! Che club fantastico! E ho la mia merendina con me. Queste caramelle si modellano facilmente. Così le ho messe sulle unghie finte. Basta dargli la giusta forma, così, e indossarle. È come fare una manicure in pasticceria. Una caramella su ciascun dito. Incluso il pollice, naturalmente. Finita la manicure, sono prontissima per il club. E anche per lo snack. Si sta mangiando le unghie? Che schifo! Oh, è disgustoso! Andiamocene! Alt! E quella che cos'è, sentiamo? È una sfera da discoteca di ricambio. Ah, va bene, vai pure. Perché hai portato una sfera di ricambio? Non è mica vera questa! Adesso ti spiego. Prima di tutto serve una piccola anguria, poi la spruzziamo di vernice commestibile, finché diventa liscia e splendente. Poi aggiungiamo i quadratini di alluminio. Basterà incollarli su tutta la buccia. Lo ricopriamo dappertutto e voilà! Eccola qui! Qualcuno vuole anguria? Oh sì, che freschezza! Bisogna restare idratati se vogliamo fare festa. Alt! Quella che cos'è? È la sfera da discoteca di ricambio. Sono il tecnico. Ma se lei è il tecnico, allora... Oh no! Che strano questo club. Mi si chiudono proprio gli occhi. Questa lezione è soporifera al massimo. Ma quanto ho dormito!
Manca ancora mezz'ora. Il sonno non aiuta la creatività. Non ci credo, quello è Kevin. Quel faccino sì che mi sveglia. Ho i capelli a posto, vero? Oh, sembro un mostro, accidenti! Annie! Dici a me? Mi pare di aver sentito il mio nome. Ma come fai ad essere sempre così bella? Non hai neanche i tuoi trucchi. Ok, me lo spieghi? Ecco qui, il mio nuovo ombretto segreto. Prendi una gomma per cancellare e disegnaci dentro un rettangolo. Rimuovi questo pezzo e mettici dentro il tuo ombretto preferito. Adesso livella tutto. E rimetti sopra la copertina, così. Meno male che ho il pennello. Ne basta poco per fare davvero miracoli. Carina, vero? Non sembro più uno spettro adesso. Rimetto a posto così. Ingegnoso! Ciao, scusa, potresti... Wow! Hai degli occhi stupendi! I più belli che abbia mai visto. Ma non mi dire! Kevin adesso è pazzo di me! Oh, cavolo! Non ci credo che è accanto a me! È bellissima! Ok, il prof è distratto. È la mia occasione. Cioccolata! Sul serio? Non sa che la vedo? Sì, una tavoletta intera di cioccolata! No, questa la prendo io! Oh, ha appena perso il suo dolcetto. Ehi, un momento. So come aiutarla. Ehi, questo è per te. A che mi servono? Li ho anche io. Grazie, ma... Wow, le punte si sono staccate. Guarda dentro, fidati. Ok. Non ci credo. Cioccolato! E vai! Vero? È quasi una magia. Ho preso i pastelli e ho tagliato le punte. Poi ho usato la mia pistola per colla. Le ho incollate insieme, così che non si spostassero. Ho usato un bel po' di colla, così non si sarebbero mai mosse. Poi ho preparato la scatola. L'ho aperta tutta. Ed è arrivato il momento del cioccolato. L'ho fatto scivolare all'interno e ho messo le matite in cima. Ta-da! Wow, come sei geniale! Il prof sta guardando? Tieni, prendine un po', te lo meriti. Wow, sta mangiando la mia cioccolata. Il giorno più bello di tutti. Non è male questa custodia, ma posso renderla ancora più bella. Mi serve solo la mia pistola per colla. Disegno un cuore e poi lo riempio. Prima che la colla si asciughi, verserò sopra dei brillantini. Ripeto il procedimento con brillantini di altri colori. È perfetta, la adoro. Ehi, ciao, come va? Wow, Gabby? Ma guarda che bella custodia! Dove l'hai presa? È stupenda! Eh? Oh, parli di questa? È stato facilissimo, ho solo usato questa. Non mi dire! Mi prendi in giro? Wow, hai un talento incredibile! Ne fai una anche a me? Eh? Ma che sta succedendo laggiù? Oh, che disastro! Vabbè... Buongiorno. Non così in fretta, c'è qualcosa che vuoi dirmi? Ah, lo sapevo. Niente telefoni, ricordi? Va bene. Grazie. E sistemati i capelli. Che maniere! Anche sì. Ma certo, torno subito. Vuoi nascondere il telefono? Usa la plastilina. Mettine un po' qui sul lato della spazzola, così. E poi continua su tutto il bordo. L'importante è coprire per bene il telefono. Perfettamente mimetizzato con la spazzola. Comoda e pronta all'uso. Sono carinissima e geniale. Ora va meglio, sì?
posso! Questo specchio è straordinario! Come ho fatto a non notarlo? Prego, puoi tenerla, cara. E adesso accomodati. Ce l'ho fatta! Oh no! Controllano di nuovo i telefoni! Devo inventargli qualcosa subito. Come posso fare a entrare? Questo tizio non è d'aiuto. È un altro mondo qui? Sì, Trovato! Proviamoci subito. Chris? Dici a me? Posso? Assolutamente no! Oh, per favore! Va bene, ma una condizione. Un sacrificio necessario. Sono pronte! Morbide, morbide! Vieni, bacia questo! Che morbidezza! È stato stupendo! L'acquario è tutto tuo! Cominciamo! Meno male che a pranzo non avevo fame! Mi raccomando, sigillate bene! Ecco qui! Perfettamente nascosto adesso! Oh, che bel pesciolino! Entra pure, Annie. Adesso posso ripescarlo. Scusa tanto, piccoletto. Asciuttissimo, la plastica funziona sempre. Pam, 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 tarana. Scusi, non l'ho vista. La musica? Non credo le piaccia. Ecco il beat drop! Spiacente, niente più musica. Cosa c'è lì? Ci vediamo! Ci è mancato un pelo! Ma adesso so cosa fare. Vediamo. Questo di sicuro non serve. Ti cercavo proprio questo. Vedete il supporto dello scotch? Togliamo lo scotch e rimpiazziamolo con queste. Perfetto. Ferma. Devo controllarti. Al mio scanner nulla sfugge. Accidenti. Nulla. Ok. Ti ho beccata! Questo è scotch! Oh, ma com'è possibile? Oh, va bene. Il trucco ha davvero funzionato! Ed è anche comodo! Giusto in tempo per l'assolo di chitarra! Woo! Ce la puoi fare? Cavolo, che stress! Spero sia giusto. Ho fatto del mio meglio. Come sono andata? Ma chi prendo in giro? È sbagliato, vero? Non so neanche perché continui a prendermela. È davvero difficile. Nerd, guardate e imparate. Si fa così. Ta-da! Lo so. Sono un genio. Cosa? Non ci credo. Woohoo! Libertà! Hai visto la faccia della prof? Non ci credo. Kevin ha messo un cuscino scorreggino sulla sedia. Ti piace, Kevin? Na na. Ehi, smettila di tirarmi i capelli. Stop! Ti devo far vedere una cosa. Il mio nuovo amico. Oh, com'è coccoloso. Ma guarda un po'. Cos'è successo a Teddy? Oh no, le mie penne hanno perso l'inchiostro! No, cavolo! Mamma si arrabbierà moltissimo! Dammelo! Sono proprio delusa! Basta, vattene fuori di qui! Sei la vergogna della famiglia! Dove andrò? Ecco la mia nuova vita! Una vagabonda!
solo io e la strada. È un orso gigante. Magari vuole un abbraccio. Forse no. Non è possibile. Non voglio morire mangiata da un orso. Ho un'idea. Metterò della colla sul tubo delle patatine. Voglio creare una specie di telaio, lasciando solo un piccolo spazio. Poi metto una zip sul telaio. Ecco il tuo nuovo astuccio. Per me? Ma è bellissimo! Wow! Non vedo l'ora di usarlo! Dove sono le mie penne? C'entrano alla perfezione! Miki, sei la migliore! Lo so! Modestamente lo sono! Ragazzi, fate attenzione! Oggi faremo un test! L'ho preparato estremamente difficile! Ok, ecco la prima domanda! Qual è la soluzione alcalina? Questa o quest'altra? Lo so! È quella blu. Cosa dici, Stacy? Sei d'accordo? Non sono sicura. Abbiamo parlato di questo argomento, dovresti saperlo. Guarda che disastro! Deve proprio... ok. Proviamo qualcos'altro. Chi è questo? Lo so, di nuovo. È un ragazzo con degli strani capelli. Tecnicamente la risposta è corretta. È troppo brava! Cos'è questo? Non saprei. Lo so! È un becker! Miki, vai alla grande! Grazie! Chi sa risolvere questa? Attenzione perché è complicata! Incredibile, è tutto sporco! Ricordatevi di usare... Un momento! L'avete vista anche voi, vero? Avete 4 possibilità! Ah, è proprio complicata. Non per me. Come fa a conoscere tutte le risposte? Insomma, non può essere così intelligente. Miki mi ha impressionato. Avrà sicuramente un aiuto. Posso aiutarti? Qualcuno ha scarabocchiato tutta la lavagna. La farò sembrare come nuova. Ehi, che sta facendo? Si fermi. Lasci stare il mio panno. Non sto scherzando. Wow. È il mio momento. Mi serve un piccolo aiuto. Adoro la tecnologia. Dov'ero rimasta? Stacy, stai copiando? Io? Assolutamente no. Ok. Stacy, passami il telefono. Sbrigati prima che ci veda la prof. Grazie. Ecco la prossima domanda. So come aiutarti. Metto della colla lungo tutto il bordo. E un'altra striscia vicino alla prima. Poi attacco una matita. Continuo fino a coprire l'intera custodia. Voglio che il cellulare sia nascosto. Ecco la risposta a tutti i tuoi problemi. Ok, chi sa dare la risposta? Miki, quello cos'è? Queste sono solo le mie matite. Ok, nessun problema. Ecco, prendi. Wow, grazie. Lo metto qui. Avrò le risposte a portata di mano. Forza, non posso stare qui tutto il giorno. Qual è? Ma è fantastico! Trovata! È quella! Molto bene! Grazie, Miki! Alt! Un attimo, devo finire il make-up. Ok, sono pronta. Vediamo. Wow! Sono in ritardissimo! Oh, hai del trucco! Me lo presti, ti prego, sono un disastro! No, scusa, proprio non posso! Ma che strana scenetta! Ehi, ma che fine ha fatto la solidarietà tra ragazze, dai! Ma dai, te l'ho chiesto anche gentilmente! Oh? Che cos'è questa roba? Questo non è trucco! Ho capito! Ha appena leccato il trucco! Sì, entrate, dai! Che schifo! Non ci credo, ci hai nascosto le caramelle! Certo, è il modo più semplice per farlo! Che buona! La serata si è fatta gustosa! Buon compleanno! Grazie!
Questi sono per te. Sei fantastica. Chissà cos'è. Ecco a te, spero ti piaccia. Wow, mi state viziando. Sono fortunata ad avere amiche come voi. Stai scherzando? Wow! Cosa? È il compleanno di Stacy? Ciao! Ciao, Emily! Grazie ancora! Me ne sono dimenticata! Che posso fare? Magari in borsa ho qualcosa che posso regalarle? Magari un pollo di gomma? Mi sa di no! Che altro ho? Cacca finta? Fa sempre sorridere! No, meglio di no! Un nuovo iPhone! Wow! Sono pessima! Si arrabbierà un sacco! Magari le compro un regalo dopo la scuola! Spero non le dispiaccia! Che profumo questi fiori! Ho trovato! Le faccio un biglietto! Alla fine è il pensiero che conta, no? È orribile! Devo pensare a qualcosa! Aspetta! Ho un'idea! So cosa regalare a Stacy! Mettiamoci al lavoro! Primo, disegno dei punti sulla copertina del mio quaderno con un pennarello blu. Creerò un disegno casuale. Uso anche colori diversi. Continuo fino a riempire la pagina. Mi sembra un ottimo risultato. Dovrebbe andare. Ora copro il quaderno con del nastro adesivo trasparente. Deve essere perfettamente liscio. Taglio la parte in eccesso. L'ultimo pezzo. Ora tampono il nastro adesivo con la vernice nera. Con questa spugna uniformo il tutto. Devo coprire l'intera copertina. Lascio asciugare. E con uno spiedino in legno incido un messaggio. Lo spiedo raschia via il primo strato e rivela i colori sottostanti, creando un effetto molto bello. Finito! Stacy? Buon compleanno! Oh, Emily! Wow! Grazie mille! Lo adoro! Vieni qui, amica! Allora, la torta? Il film è stupendo, dovresti vederlo! Oh, Emily, siediti! Ciao, ragazzi! Stai benissimo! Grazie, Jake! Che pensiero carino! Ce la posso fare! Coraggio! Oh, la matita è rotta! Che rabbia! Un classico. Perché mi accadono sempre queste cose? Spero di avere un temperino. Vediamo. Niente. Ho solo cose che non mi servono. L'ho lasciato a casa. Ciao, Stacy. Hai un temperino? Non lo so. Vediamo. Ops, che maldestra. No, non ce l'ho. Mi dispiace. Ah, ok. Che strana. Ma che problema ha? È il mio momento. Posso dare a Emily il mio temperino? O posso usare l'anello che le ho comprato? Vale la pena provare. Rimuovo la gemma. Poi metto un po' di colla sull'anello. Dovrebbe andare. Poi premo sopra il temperino. E rimetto l'anello nella scatola. Fantastico. Ciao, Emily. Questo è per te. Davvero? Wow, che dolce. Non ci credo che l'abbia fatto tu. Jake, era quello che volevo. Te lo meriti. Sono contento che ti piaccia. Non vedo l'ora di indossarlo. La misura è perfetta. Ed è così pratico. Jake, sei così premuroso. Ora tutte le mie matite saranno appuntite. Non perderò mai più il mio temperino. È tutto grazie a te. Grazie, caro. Quella avrei dovuto essere io. Come avrei voluto un anello da Jake? Non piaccio mai ai ragazzi carini. Ti va di uscire? Sto per vomitare. Abbiamo ripassato. Deve andar bene. Non sbagliare, capito? Che noia. Non riesco a tenere gli occhi aperti. Emily, che schifo. È l'ora del test. Voglio che rispondiate a queste domande. Un test? Bello. Ecco i fogli. Che emozione. Non vedo l'ora di iniziare. Oh, scusa, mi piacciono i test. Ecco a te. Grazie. Mi sembra complicato. Ah, oddio, che spavento. Mi dispiace, finisco le unghie più tardi. Andate pure avanti. Grande. È impossibile scrivere con queste. Ehi, Stacy, hai una matita? Per favore, ne ho bisogno. Ho solo questa, mi dispiace. Oh, ok. Aspetta, ho un'idea. Mi dai la tua un attimo? Ok, ma mi serve. So cosa fare. Sono un genio. Metterò la matita su un foglio di carta.
Poi la rotolerò, facendo attenzione che la carta sia ben stretta. Prima di arrivare alla fine del foglio, passerò un po' di colla e finirò di arrotolare. Una volta incollata, rimuovo la matita di Stacy. Infilo una cannuccia nel cilindro di carta, metterò della colla a un'estremità e la mia matita all'altra. È una matita fatta in casa. Così dovrebbe andare. Grazie, Stacy. Certo, ma cosa ho appena visto? Funziona. Ho avuto un'idea davvero geniale. Non sta andando male. Oh, c'è Matthew. Ehi. Sei in ritardo. Siediti. Chiedo scusa, ma la cura dei miei capelli richiede tempo. Com'è carino. Questa macchina del vento è il miglior acquisto mai fatto. Wow, guardatelo. Mi sento in forma. Sì, sei bellissimo. Ho avuto un mancamento. Oh, la matita. Ops. Speriamo nessuno abbia visto. Non mi faranno mai entrare con il telefono? Oh, forse sì. Basta solo del nastro adesivo. Pronti? Mirare. E appiccica. Fa niente, riproviamoci. Stavolta stai fermo. E come non detto? L'allergia. Ma che gli è preso? Dai, su, sta fermo. Ecco. Oh, mi è sembrato di sentire qualcosa. Come va? Stai parlando con me? Finalmente ho una ragazza. Oggi è proprio bella, prof. Che dolce che sei. Buona fortuna per oggi. Giorno, prof. Buongiorno, Annie. Vediamo che cosa nascondi. A quanto pare nulla. Sembri pulita. Sono pulitissima, infatti. Se lo dici tu. È filato tutto liscio. Grazie per l'aiuto, amico. È l'ora di una Pepsi. E vai! Ecco che arriva. Perfetto, dissetante al punto giusto. Adesso mi servono i popcorn. Popcorn e Pepsi, combo perfetta. Che bontà. Le docce snack sono grandiose. Quanto ti adoro. Oh mio Dio, era solo un sogno. Vediamo cosa hai in mano. Non vede il cartello? Oh no, sta passando dei guai per i suoi snack. Prenda il suo cibo ed esca. Forza, non ho tutto il giorno. Ciao, sono pronta a prendere posto. Non ci credo. Gli orecchini sono orsetti gommosi. Un momento. Potrei farlo anch'io. Wow, niente male. Ok, sono pronta. Wow, che accessori fantastici. Perfetto, tutto a posto. Entri pure. Grazie. Il tempo è quasi scaduto. Mi serve soltanto la risposta a questa domanda. E forse anche a quest'altra. E fatto! Ma come fa ad essere così brava? Tanta concentrazione fa venire fame. Mi prendo solo un piccolo snack. Ehi, ne vuoi un po'? No. Come ti pare? Oh? Odio questo posto. Gabi, abbiamo visite. Questi li prendo io, ok? No, sono miei. Oh, non posso guardare. Nessuno mi lascia mangiare in pace. Gabi, conosci le regole. Ma che ci posso fare io se ho fame? Le regole sono regole. Non è giusto, accidenti.
Queste patatine sono imbattibili. Cosa vi salta in mente, eh? Ma come fa a scoprirci ogni volta? Mi mancano i miei adorati snack. Ho una paura di lui, poi. Oh, mi dispiace, Gabi. Non gliela darò vinta. Ma che intendi dire? Mi è venuta un'idea. Prendiamo una busta di plastica e riempiamola con i nostri snack. Adoro queste caramelle gommose. Le metto dentro e chiudo la busta. Adesso metto la busta nel raccoglitore, infilando la plastica nelle clip di metallo. I raccoglitori sono perfetti per questo. E fatto! Visto? E sono perfettamente nascosti. Il prof ci sta guardando? È il mio momento. Mangiare di nascosto così è facilissimo. Ehi, da qua! Che pagina ti serve? Oh, vanno bene tutte! Prendo una caramella gommosa. Che delizia! Ragazzi? Non... stiamo facendo niente, prof. Forse stavolta avete ragione. Stavolta. Per un pelo. Non riesco a credere che devo stare a letto. Povera Olivia. So io cosa ti farà stare meglio. No? Hai fame? Beh, so che il tè ti piace. Non sono dell'umore. C'è soltanto una cosa da fare. Questo sì che ti farà ridere. Ma non sono forte? No. E se le maracas sparissero? Voglio i miei trucchi! Oh, ci sono! E semi di lampone. Giovanotto, fermati subito. Niente trucchi. Sul serio? Ok. Come si scrive appendicite? Sei tornato? Cosa ci sarà sotto quella frangia? Bel tentativo. Ah. Oh. Oh, è carino, vero? Vai avanti. Sono tornato. Un orso? Non è solo un orso, è speciale. Aspetta un attimo. Ma sei fuori di testa? Oh, Leo, dietro di te. Ahem. Quella la prendo io. Accidenti, mi sono pure impegnato. Questo gioco è un ottimo passatempo. È così divertente. Credo proprio che sto vincendo. Salve! Scusi? Ma non sa leggere? Sul serio? Fuori! Le piace giocare, eh? Ci penso io. Salve! Che gioco è quello? Posso? Certo! Figo! Oh, ma questo coso è pieno di trucchi! Mi ammazzerà! A dopo! Voglio solo vedere il film! Aspetta! Ma certo! Sono tornata! Ahem. Solo uno, grazie! Braccio rotto? Anche a me è successo, è terribile! Buon divertimento! Ah, che profumo! Olivia, dov'è? Ce l'hai fatta! Che carino! Ma fa male! È finto? Grande! Wow! Ma cosa pensi nasconda lui lì dentro? Beh, ora lo scoprirò! Ehi! La gamba! Qualcuno mi aiuti! Ha dei dolci?
Signorina, adesso se ne deve andare. Ok, a dopo Leo. Beh, poteva andare peggio. Oh, quanto è bello. Alt, qui non si entra con cibo e bevande. Devo controllarti prima di farti entrare. Che cos'è questo? Puoi entrare. E il prossimo? Oh no, si prenderà le mie caramelle. Oh, il guerriero barbuto. Ecco la soluzione. Mi servono una barba finta e tanta colla. Basterà tracciare un sorriso così. E poi aggiungo un pezzetto di stoffa. Ho fatto una tasca perfetta per nascondere così le caramelle. È una delle mie idee più geniali. Barba a posto e caramelle nascoste. Andiamo! Aspetta un attimo. Oh, ma sei tu, guerriero barbuto! Entra pure. Ah, ce l'ho fatta senza problemi. Ehi, bella barba! Vero? E nasconde delle caramelle? Ma dai, è geniale! Posso averne un po'? Certo, perché no? Amico, stai alla larga dalla mia ragazza! Oh, scusami, ne vuoi una? Oh, grazie, bello! C'è mancato poco, salvato dalle caramelle! Grazie mille!